fatto vedere i vari settori, adesso andiamo nello specifico. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. Io sono Enzo e il canale è Passione Moto. Vi ringrazio tantissimo per le iscrizioni, per la collaborazione, per l'appoggio che mi date, per tante cose, per la solidarietà, per i messaggi, anzi commentate. E se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Il pulsantino è sempre quello rosso dove c'è scritto iscriviti ed è gratuito, non si paga nulla. Ci divertiamo entrambi, io a fare i video e voi a guardarli, spero. Non mi dilungo su questa, diciamo, argomento, comunque iscrivetevi, mi fate un grandissimo favore. E cosa parliamo oggi? Parliamo che si inizia a arrivare alla bella stagione, quindi la primavera è alle porte, e cosa faremo? Prepariamo la moto per le uscite, anche se come me la userete tutti i giorni la moto, c'è chi la usa tutti i giorni la moto, ma c'è chi il periodo invernale preferisce lasciarla in garage e comunque lasciarla con la batteria sotto carica e comunque conservarla per la bella stagione. Quando arriva la bella stagione, logicamente si preparano borse, valigie, borsette e quant'altro, però non si pensa mai agli attrezzi che bisogna portarsi in viaggio, anche per piccoli spostamenti, anche per fare 50 km. Niente, capirete dopo nel video un aneddoto che vi racconto e quindi ascoltate quello che mi è successo. Detto questo, ci spostiamo e andiamo a vedere che cosa porto io in viaggio come attrezzatura per le piccole riparazioni. Ho già fatto una simulazione di un video di piccola riparazione e ve lo metto in descrizione qua sopra. Andatelo a vedere. Questo video è ricco di informazioni che sono anche nei video precedenti, quindi vi metto le schede sempre qui sotto in descrizione, qui sopra in descrizione, e praticamente voi andate a vedere e vi fate un'idea di che cosa può succedere e i rimedi. Detto questo, non mi voglio dilungare, andiamo subito all'azione, passiamo in garage, andiamo a vedere gli attrezzi. Andiamo. Svuotato il tool box e alcuni oggetti che ci sono qua sopra, per esempio questi cavetti qua, non sono contenuti nel tool box come questa parte qua. E andiamo per ordine, vi faccio vedere soltanto quello che è contenuto nel tool box, poi vi faccio una descrizione generale di che cosa serve tutta questa roba. Allora, partiamo praticamente da un kit praticamente di foratura con l'adattatore per le bombolette e quindi diciamo gli attrezzi che servono per pulire il foro, che queste ve le descriverò poi a parte. Due paia di pinze, uno normale diciamo e uno con le punte, diciamo con la parte anteriore a punta, diciamo una leva per usare queste chiavi qua che sono per il mozzo posteriore, mozzo anteriore e appunto parte del mozzo anteriore, un piccolo diciamo cricchetto per le piccole chiavi che sono qua, l'attrezzino che si usa, quello multiuso con cacciaviti, brugolette eccetera, un cacciavite lo stesso con un adattatore ad inserto, un cercafase che quindi può essere usato come piccola cacciavite, forbici elettriche, una piccola brugola adattata con una chiave per svitare i dadini della batteria, un adattatore quindi da poterci attaccare, diciamo, due prese USB e quindi essere usato sia per carica cellulare che per altri fini, la lampadina di scorta anteriore, i cavetti per la batteria, una che poi su questi cavetti vi racconto un aneddoto, quindi ecco perché ce li ho, ecco perché me li porto dietro. Una presa 12 volt da attaccare direttamente alla batteria e poi si passa, diciamo, questa è la parte elettrica. Si passa alla parte, diciamo così, accessori, ma anche praticamente inutili. Un pezzettino di corda da 1,5 m, un cordino da 1,5 m di nylon e delle fascette da portapacchi, quattro fascette da portapacchi, quattro stringhe da portapacchi, fettucce, chiamatele come volete, e una corda elastica sempre da portapacchi. Questo è il quanto. Ah, un piccolo panno per mettere eventualmente viti, potersi inginocchiare in terra, pulirsi le mani e quant'altro. Insomma, ognuno poi il panno lo usa come meglio crede, cioè, insomma, è indifferente per pulire il casco, per pulire
la terra, per, insomma, è un panno, quindi può essere usato per ogni motivo. Detto questo, dividiamo per settori, quindi vi ho fatto vedere i vari settori, adesso andiamo nello specifico. Ecco qua, entriamo nello specifico, quindi questo è il kit praticamente per la foratura. Cosa comprende il kit per la foratura? I due attrezzini, quindi per introdurre il mastice, per pulire il foro, l'adattatore per le bombolette, il mastice, la borsettina che contiene il tutto tranne i due attrezzini e il mastice. Quante bombolette? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bombolette. Perché 7 bombolette? Perché 7 bombolette servono probabilmente, io non ho mai provato, non mi è mai capitato, però da quanto vedo su altri canali che hanno proposto il kit di foratura, 7 bombolette sarebbero sufficienti a gonfiare una ruota posteriore completamente, anche se ne dovrebbero servire solo 4, però 7, non siamo sicuri. Sono contenuti comodamente in quella pochette che vedete là e quindi il kit foratura dovrebbe essere completo. Qualcuno mi dirà sicuramente, ma l'adattatore ce ne sono di migliori. Sì, avete ragione, l'adattatore non è quello diciamo dei migliori, è uno di quelli che si trovano nel famoso diciamo Decathlon. Perché serve, io lo usavo anche per la bicicletta. Questo adattatore però è compenso ha delle dimensioni molto piccole che vanno benissimo da essere contenuti in quella pochette lì. Mi raccomando, quando usate questo adattatore qua con queste bombolette qua, dal momento che non hanno protezione, è facile che vi bruciate le mani perché il gas contenuto all'interno è molto, ha una temperatura molto bassa. Quindi quando lo usate, usatelo prevalentemente se non avete la protezione con dei guanti, perché altrimenti vi scottate, perché il gelo, il freddo scotta le mani, come il caldo. Quindi attenzione, io non ce l'ho qua, non ve lo faccio vedere, ma ne sono consapevole, di conseguenza quando andrò ad usarle, se dovrò usarle, userò un paio di guanti. Detto questo, passiamo al prossimo set kit per quello che comprende quello che ci sta nel tool case. Allora, eccoci qua con il secondo set di attrezzature. Partiamo subito dall'attrezzo che è più conosciuto, quello che avete visto magari ultimamente in uno dei miei video, che ve lo metto qui sopra sulla scheda, così almeno potete andarlo a vedere, che fa vedere questo attrezzo che utilizzo e ne ho fatto. Se siete curiosi, non vi dico niente, andate a vedere che è molto interessante. Quindi questo piccolo attrezzo qua comprende qualche cacciavite, chiave a brugola di diverse misure, ed è utilissimo, ma anche non solo da portarsi in moto, anche il classico automobilista che diciamo per le viti del cruscotto, per qualsiasi tipo di vite o brugoletta, questo è un attrezzo abbastanza utile. Quindi andiamo a partire da sinistra. Questa è la leva praticamente che fa parte delle chiavi, diciamo bussola per la. Ecco, spostiamo questa cosa qui così almeno vi spiego un attimino cosa serve questa chiave qua. Questa qui sostituisce un pochino la dinamometrica, sostituisce un pochino tutte le chiavi, diciamo così, la parte dell'impugnatura della chiave, no? Perché va innestata sulla bussola in questa maniera e si può agire diciamo, perno della ruota posteriore. E questo invece perno nel senso il mozzo della ruota posteriore. Questo è per il mozzo della ruota anteriore insieme a quest'altro. Si trovano comodamente in rete, non c'è nessun problema per l'acquisto, dovete vedere soltanto, diciamo, quello che è la dimensione dell'attacco, che può essere un quarto di pollice, mezzo pollice, eccetera, eccetera. Quindi guardate questa cosa qua. Proseguiamo, una chiave a cricchetto con le sue bussolette, un piccolo cacciavite con inserti, quindi cacciavitino molto corto con gli inserti, all'interno del manico comunque sono contenuti altri inserti, pieno di inserti, che possono essere di varia natura, nel senso che a brugola, a stella, a taglio, chi più ne ha più ne mette, nel senso che ci sono secondo l'utilizzo, secondo anche le necessità di dei bulloni, dei dadi, delle viti che ci si trovano sulla propria moto. E non un piccolo cacciavite che
perché questi qui sono i classici carciaviti da elettricisti, da elettricisti in cerca fase, quelli che io chiamo in cerca fase, magari hanno un altro nome, però possono essere usato appunto come carciavite piccolino in caso così di qualche mammut da svitare, eccetera, per vedere se comunque se c'è tensione, o se no appunto per vedere, insomma, fa sempre comodo un piccolo carciavite anche da mettere in taschina. Due pinze, una con le punte a punta, appunto, scusate il gioco di parole, ma è così, e l'altra invece con a punta quadra, le classiche pinze, con praticamente con il cesoio, con i tronchesini, quello che insomma la classica pinza. Questo fa parte del kit, diciamo, meccanico, non è completo, ma è solo quello che mi porto praticamente, diciamo così, nelle uscite normalissime, perché ritorna utile, ma per qualsiasi cosa. Vi posso dire che manca qualche cosa, come il pulisci-catena, quindi un liquido pulisci-catena, una classica bomboletina piccolina per il pulisci-catena, e il grasso per catena, quelli portatili, ma quelli io li porto solo se faccio viaggi, diciamo, abbastanza lunghi, che so che devo magari dare una pulita alla catena ogni 1000-1500 km, quindi quelli me li porto dietro solo nel caso facessi un'uscita molto lunga. E questo è il kit. Detto questo, passiamo al prossimo kit. Allora, io il video lo concluderei qua come prima parte, perché essendo una... mi piacerebbe fare una cosa un po' più, diciamo, descrittiva, una cosa un po' più completa, informare i voi che siete dall'altra parte di quello che deve portarsi realmente dietro, non il classico cacciavite, classiche pinze, che tanto anche se mi succede qualcosa chiamo l'ACI e vi faccio portare a casa. No, dovete essere anche preparati, in grado di portarvi voi il passeggero, la passeggera, quella che chiamiamo zavorrina, e moto a casa con le vostre mani. Voglio che riusciate a capire come funziona e prepararvi un pochino a questa cosa qui, senza spaventarvi troppo. Quindi la prima parte è conclusa, ma a presto anche la seconda parte. Al momento, ragazzi, ciao, bye, seconda parte, vi aspetto.